Grazie Mariella. È il momento ora di Alvina Serafini, segretaria generale dello SNAP Sponza, il nostro grandissimo sindacato della scuola, dell'università, della ricerca e della formazione artistica e musicale. È importante oggi dare centralità e dignità alla scuola e alla formazione. La parola ad Alvina. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui. Lo SNAS è presente dal Trentino alla Sicilia, da Val d'Aosta alla Sardegna. Ci siete tutti, grazie. Oggi è un momento importantissimo. Veramente la CONFESAL ha cambiato rotta. Sta costruendo sul passato un futuro nuovo, con obiettivi nuovi. Viva la CONFESAL, perché veramente conta ora! Evviva! Noi siamo la prima federazione della CONFESAL, lo SNALS. Io rappresento un comparto, ma perché ci siete voi? Rappresento l'istruzione, i problemi dell'istruzione, l'AFA, la ricerca, l'università. Attraverso lo SNALS diamo voce alle vostre aspettative. La scuola aspetta risposte serie da questo governo. Siamo stati noi a dire no al passato. Abbiamo detto no alla vecchia gestione, una gestione con la 107. Abbiamo detto no a tutto quello che era negativo per tutto il comparto, non trascurando nessuno. Siete stati rappresentati ai nostri tavoli ministeriali, abbiamo portato la vostra voce. L'università, abbiamo bisogno di altri fondi, abbiamo bisogno di altri impulsi, abbiamo bisogno che i cervelli, i nostri grandi cervelli, non vadano fuori, non arricchiscano altre nazioni. La ricerca, e così il fanalino, non è considerato. Certamente ci stiamo impegnando in questo campo. L'AFA, se solo questo futuro governo capisse l'importanza di questo settore, che potrebbe essere l'anima conduttrice di cultura, di interesse turistico, siamo tutti importanti. È un comparto che è il midollo di questa nazione. Non ci può essere una nazione senza grazie, grazie, vedo la vostra condivisione in questo mio pensiero. Non ci può essere un cittadino del domani se non si dà importanza al nostro comparto. Siamo importanti perché non solo formiamo i lavoratori, formiamo i cittadini del domani. E la CONFESAL ci darà la forza, perché se siamo una federazione e non abbiamo la forza della confederazione che ci rappresenta, non saremo importanti sui tavoli. Grazie, grazie a Lello Margiotta, perché veramente ha cambiato rotta, sta costruendo sul passato, che non lo rimediamo, un futuro migliore, un futuro veramente dove saremo rappresentati ai tavoli. Siamo la quarta confederazione e siamo orgogliosi per questo. Di conseguenza, amici, il sacrificio che avete